chiamano. Lascerà coinvolgere dalla tradizione e dalla musica del tamborre per un contributo alla città e alla festa della Madonna delle Galline. L'ho fatto dal vivo, è tutta un'altra cosa, intanto perché lo si brucia in quel momento, infatti io lo farò in mezz'ora, non vi tedierò oltre, no? Però deve essere un momento molto intenso di interazione tra me, la musica e anche voi stessi, perché non crediate che rimanete lì inermi a non far niente, vi coinvolgerò in qualche modo, perché dobbiamo essere in tre componenti: artista, musica popolare fantastica e pubblico, e tutti insieme creeremo quest'opera, spero che non sia poi da buttare, però sarà senz'altro comunque un'opera autentica. Bravo, fatti vedere quanto sei bello, vai solo.
che avesse bisogno di usare il bianco cucina, però è sempre una questione di prezzo agricolo. Di flauto per favore Simone, così poi ci concentriamo per il gran finale. Quanto tempo passato? Quanto manca? 10 minuti? Thank you.
Siamo sul finale, Siamo quasi sul finale. E poi daremo il titolo che non vi spiegherò, ma lo leggeremo dopo. Ok. Adesso metteremo il titolo, poi la firma.
il titolo dice, ma forse lo leggete di lì. Stanotte volano a Pagani le galline, facciamole volare per una volta queste galline, solo farle fare delle uova, facciamole diventare belle, che volano per il cielo, orgogliose di Pagani, perché è la loro festa, la festa della Madonna delle galline. E allora noi le vediamo così per una volta all'anno, no, che svolazzano per aria come uccelli migratori, non solo costretti a fare le uova, a essere così docili, mansueti, mansuete e magari anche bollite spesse volte, no? E così per questa sera le facciamo volare, tutti insieme, d'accordo? Maestro, grazie, veramente grazie, è un onore per noi averla ospitata qui a Pagani. Grazie a lei, grazie all'amico Aniello Siracusa che ci ha dato la possibilità di averla qua. Veramente ci ha emozionato, veramente ci ha emozionato. La sua arte è indescrivibile, perché è una cosa che si sente da dentro, e abbiamo partecipato tutti a quest'opera. Veramente, veramente complimenti, veramente grazie. È rimasto qui a Pagani, sono 2 giorni che è qui a Pagani, è rimasto contento della nostra ospitalità. Contentissimo, non me l'aspettavo, mi avete fatto sentire un grande artista, ecco, quindi questo già mi basta. Quindi... io conosco il maestro da qualche anno, sapevo delle sue performance, poi mi sono ricordato che nella nostra terra c'è una tradizione molto particolare, quella della tamburra, della musica popolare, delle danze e della musica folkloristica. Per cui gliel'ho proposta. Il primo acchito il maestro mi fa, dice, ma sai, io il 10 tengo una mostra a Milano, non ce la faccio a venire. Sì, un'inaugurazione, diciamo, questa sera stessa c'è stata, però mi sono dovuto dividere e sono venuto qua. E quindi in un primo momento avevo desiderato, dice, no. Maestro, ma guarda, se vai su internet, vai a guardare la Madonna delle Galline, ci sta qualcosa che potrebbe interessarti. È andato? Io non ci sono andato, mi sono fidato di te. Invece sei andato, ha visto e ha detto, sta cosa mi piace, allora che vuoi fare? E quindi l'abbiamo organizzato. Abbiamo parlato, il sindaco l'aveva proposta e abbiamo trovato un grande artista, perché il signore è un grande artista internazionale, riconosciuto come maestro internazionale, e quindi abbiamo avuto il piacere di avere Giorgio Moiso per questa opera live, che non aveva mai fatto con le percussioni, forse con le percussioni qualcosa aveva fatto, maestro, sì, ma in un contesto così particolare non si era mai esibito. E quindi stasera abbiamo avuto il piacere di avere il grande maestro Giorgio Moiso tra di noi. Io volevo ringraziarlo, perché effettivamente al di là poi della valenza artistica, pittorica, vi posso assicurare che è il maestro ed è una cultura che voi non potete immaginare. Nascono anche dei contrasti quando ti fai una discussione con lui, però effettivamente è bello ascoltarlo, perché fa anche il maestro di storia dell'arte. Bene, io per finire, perché pensate che io sono un tipo taciturno, schivo, non parlo mai, difficilmente, però quando trovo il contesto giusto, quando trovo rispondenza, allora mi piace parlare per tutte le volte che non ho parlato. Io adesso vorrei salutarvi con un pensiero per me molto importante. Avrei proprio tanta voglia di mangiarmi 2 carciofi come li fate voi.